La nuova Yamaha XSR 900 è stata presentata a maggio 2022 e ora è finalmente disponibile nelle concessionarie. Volker e Dietmar hanno avuto la fortuna di poter prendere sotto la loro ala uno dei pochi dimostratori disponibili in Germania ed erano completamente entusiasti della moto storica molto sportiva. Finalmente! Dopo che Yamaha aveva già presentato la nuova XSR 900 in Italia a maggio, la moto retro è ora lentamente disponibile. Dietmar era già in grado di guidare la XSR alla presentazione ufficiale in Italia e quindi sapeva già che era solo visivamente una moto degli anni 80. Dietro la bella facciata c'è uno sviluppo completamente nuovo e una bici sportiva resistente. L'XSR costa 11.349 euro ed è disponibile in nero e blu. In realtà riprende otticamente alcuni elementi degli anni 80 ed è particolarmente bella in blu con i cerchi dorati e la forcella anodizzata oro. Sulla base dei commenti nel nostro video di prova, sappiamo che il sedile e lo scarico in particolare non sono ben accolti da tutti gli utenti. Tuttavia, il comfort di seduta nella parte posteriore è migliore di quanto si possa pensare. Tuttavia, a parte una cinghia, non ci sono maniglie, in modo che il passeggero debba aggrapparsi all'auto davanti nel bene e nel male. Come regalo, la XSR non vuole comunque essere una vera macchina per due persone e questo è sufficiente per un breve viaggio al laghetto della cava per due. L'altezza del sedile di 810 mm è molto moderata, in modo che anche le persone più piccole abbiano una buona base sicura. Tuttavia, anche le persone più alte non si sentono fuori posto, poiché ti siedi molto raccolto e profondamente integrato nella macchina. Il peso ridotto di soli 193 kg è positivo, quindi anche le manovre dell'XSR non sono un problema. Tecnicamente, Yamaha ha equipaggiato completamente la nuova XSR 900. Ora c'è un sistema di sensori dell'angolo di piega che agisce sul controllo della trazione e sull'ABS in curva. C'è anche il controllo dell'impennata e dello slittamento e il cruise control. Ride by wire e quattro modalità di guida sono anche a bordo, e il pilota XSR può anche aspettarsi il quick shifter, che funziona liscio come il burro in entrambe le direzioni. Il cockpit è costituito da un display TFT a colori da 3,5 pollici piuttosto piccolo, che può essere letto perfettamente. Tecnicamente, l'XSR è quasi completamente identico all'attuale MT-09. Sfortunatamente, questo vale anche per il controllo del menu tramite una ruota zigrinata con un meccanismo a scatto all'estremità destra del manubrio, di cui eravamo già infastiditi con l'MT-09. Per fortuna, ci sono interruttori separati per controllare le modalità di guida e il controllo della trazione, e funziona bene. La nuova XSR 900 è aggiornata anche in termini di illuminazione, completamente full LED compresi gli indicatori di direzione e, soprattutto, un fanale posteriore splendidamente integrato sotto il sedile posteriore deliziano i nostri occhi. Il suono della XSR 900 è tipicamente triplo, sibila meravigliosamente e inizia a urlare a velocità più elevate. Tuttavia, il rumore di minimo è solo un moderato 95 dBA. Il rumore di aspirazione può essere chiaramente sentito durante l'accelerazione e quindi ogni accelerazione è acusticamente adeguatamente accompagnata. Nei primi metri, l'elasticità del motore è immediatamente evidente.
Puoi guidare a velocità stazionarie e anche guidare casualmente attraverso il villaggio in quinta marcia a bassa velocità. Il motore sembra sempre sentirsi a suo agio. Fastidiosi scatti costanti o cambi di carico più forti sono estranei ad esso. Sebbene la coppia di 93 nanometri non batta alcun record, la macchina ha un potente pugno dal basso. Da 5000 giri si spegne comunque. L'accelerazione e la potenza di trazione sono probabilmente una sorpresa positiva per ogni pilota su questa moto. Sembra più una moto con 150 cavalli vapore e 125 nanometri di coppia. Così selvaggiamente e impetuosamente il cavallo galoppa in avanti. Soprattutto, ovviamente, se hai impostato la modalità di guida 1, allora la risposta dell'acceleratore è già molto diretta e senza il controllo dell'impennata. La ruota anteriore aumenterebbe costantemente. Nella vita di tutti i giorni, probabilmente è più probabile che tu sia in modalità di guida 2, quindi la risposta dell'acceleratore è più civile e non verrai buttato giù dalla moto subito. In effetti, ogni motociclista che ama la propulsione potente dovrebbe provare una Yamaha con un motore CP3. Che si tratti di MT-09, Tracer 9 o XSR900, è garantito che rimarrà nella tua memoria. Ma non solo le prestazioni della macchina sono eccellenti, anche il telaio regolabile manualmente è convincente. È teso, dà un buon feedback ed è molto preciso. Grazie al forcellone, che è 9 cm più lungo della MT-09, la XSR è molto stabile e guida in modo prevedibile. Fa esattamente quello che vuoi come pilota e si inclina nella curva in modo completamente naturale e senza gradini. Inoltre, ci sono freni davvero buoni all'anteriore con un doppio disco da 298 mm e una pompa freno radiale Brembo. Il freno è scattante, ma non troppo affilato e anche ad alte velocità. La macchina può essere decelerata in un istante senza sforzo. Il freno posteriore non riesce a tenere il passo, ma va bene per la classe. Tutto sommato, la XSR 900 è diventata ancora più sportiva, ma è ancora molto accessibile. Trasuda una sicurezza durante la guida che ci ha ricordato la BMW S1000R, che è anche ottima per guidare in sicurezza. A questo proposito, la Yamaha è in realtà adatta anche ai principianti, ma dovrebbero tenere la mano destra sotto controllo, perché le prestazioni non sono davvero per principianti. Quindi il retro su questa bici è solo il suo look, tutto il resto è moderno e sportivo. Non conosciamo nessun'altra bici retro che possa essere spostata così rapidamente. Il peso ridotto invia i suoi saluti. Risultato bravo Yamaha, con la XSR 900 hai ottenuto un grande successo. Nessuno potrà scendere dopo un giro di prova con questa moto e affermare di non essersi divertito. La XSR è una moto raffinata, molto sportiva, ma facile da maneggiare e molto potente sia tecnicamente che in termini di prestazioni. A questo proposito, il prezzo è davvero più che ok dal nostro punto di vista.